Allora, guardiamoci sotto la 600, la parte del motore l'abbiamo già vista perché abbiamo provato a fare gli avviamenti logicamente senza benzina. Quindi abbiamo qua tutta la parte per quanto riguarda il radiatore, è stato revisionato tutto il meccanismo, incluse le farfalle che sono state zincate, sistemate, anche il tirante è perfettamente messo in ordine, cambio rifatto da zero. Marmittino Barilotto, l'unica concessione insomma un po' per togliere il classico spernacchio della 600. Semiassi, tutta la linea dei freni perfettamente fatta, zincata, tubi nuovi, trapezi verniciati a polvere, ho cambiato anche il gommino, ma in alto quello lì, il soffietto della leva del cambio, mi hanno cambiato anche il giunto della leva, che è quello che quando si diventa morbido si rompe, non entrano più le marce o rimangono innestate. Cavo del contachilometri pulito, qui abbiamo l'altro lato, il destro, molle tutta la ciclistica è tutta verniciata a polvere, c'è ancora da tirare il freno a mano, tiranteria del freno a mano nuova, zincata anche lei da zero. Parte superiore, qui si vede il lavoro sull'antirombo che logicamente è un plastico di tipo moderno, quindi niente a che vedere con la catramina di una volta che faceva marcire le macchine. Questo qui è il tipo più definitivo, diciamo così, perché costruisce una pellicola che diventa solidale con la lamiera e poi da lì non si muove più. Poi con un po' di pazienza è stata simulata la classica bucciatura dell'antirombo vecchio, quindi ad occhio si potrebbe pensare che ci sia sotto il catrame, ma così non è. Si tratta di un antirombo bicomponente catalizzato che va mescolato, diluito e poi spruzzato. Sull'altro lato del motore, il tubettino che arriva dalla vaschetta del carburatore, cioè dal piattino sotto il carburatore per portare la benzina che per caso defluisce fuori dal carburatore, portarla direttamente giù, pompa, dinamo, la ventola anche lei perfettamente pulita. L'unico pezzo che non ho fatto zincare è il tirante della scusate, è la gomma del convogliatore, che purtroppo avendo le zanche di alluminio se lo mando a zincare si sciolgono. Qui c'è tutta la linea che da davanti viene addietro con il suo coperchio rivestito, dentro ci sono il tubo dei freni e il tubo della benzina, qui siamo davanti, è stato montato tutto, tutto revisionato, balestra revisionata, supporti revisionati, freni revisionati, tirante di sterzo d'appoggio revisionato, scatola guida revisionata, è revisionato anche il blocco pedali, anzi c'è ancora da attaccare il pedale del freno, che è stato infilato ma non è ancora avvitato. Stesso lavoro sull'avantreno, tutti i braccetti, qua penzolano ancora i pezzi di impianto elettrico che dovrebbero uscire da quei fori là, dalle lucciole e al fanale. Sto lavorando nel vano anteriore perché c'era una macchia di ruggine, allora ho fatto che eliminarla. L'unica macchia di ruggine della macchina. Ho ripristinato le aperture sul fondo e dove chiude sul muso, perché queste quando vengono chiuse poi marcisce tutta la macchina in questa zona e in questa zona. Qua erano state sigillate e chiuse. Io le ho riaperte per fare in maniera che l'acqua che entra nel vano anteriore possa comunque uscire, l'acqua deve sempre avere uno sfogo. Anche queste riaperte, l'antirombo è stato spruzzato fin sopra, anche nei posti, anche negli angoli là, che normalmente fanno marcire la macchina, è stato spruzzato da tutte le parti.
Ce n'è voluta una quantità industriale, ma abbiamo fatto. Qua c'è il passaruota anteriore, anche qui la classica bucciatura dell'antirombo dell'epoca. Mancano ancora da mettere i tappi nei fori sopra, ma quelli li metterò dopo avergli spruzzato l'olio ceroso che serve a proteggerla. Qui abbiamo l'altro lato, revisionato tutto, zincato anche tutti i particolari esterni al tamburo, anche il mozzo che tiene i braccetti, revisionata la pompa dei freni, revisionati anche, non mette a fuoco, ecco, revisionati anche i tiranti, e qui c'è tutto il lavoro sul fondo. La macchina parte, va bene, non so, se gli si mette benzina è anche in grado di spostarsi, però per il momento va bene così, a noi interessava sapere se partiva oppure no. C'è da regolare il freno a mano, non c'è ancora l'olio nei freni, qua ci sono i supporti dei trapezi posteriori, anche loro con i loro bei bulloni zincati uno per uno, le rondelle, le Grover brunite, e voilà. Anche qua sistemato tutto, ho messo un bel po' di grasso che è l'unica cosa che aiuta a non far fare ruggine e a non far diventare i pedali duri o a fare scricchioli strani quando si premono i pedali. E mo, balestra, supporti anche loro sistemati, pernifusi perfetti, e voilà. Per adesso basta.